si avvicinano ormai alla conclusione le indagini intorno al delitto di Villaggio Giardino Arzignano, vale a dire il pestaggio del 37enne picchiato a sangue e scaricato dai suoi stessi amici oltre un muretto a bordo strada lunedì sera. Gli antefatti di tanta violenza consistono in una sbornia incosciente finita male mentre i tre si erano incamminati verso il rifugio che da tempo condividevano appena un centinaio di metri più in là, un furgoncino dismesso. Trovano infatti conferma le indiscrezioni delle prime ore che indicavano nei conviventi della vittima, è morto in ospedale 3 ore dopo il ricovero, a causa delle lesioni interne al capo provocate dalle botte, i presunti autori del pestaggio spietato, a tutti gli effetti con contorni di un omicidio preterintenzionale. Hanno agito in coppia i due cittadini indiani che vivevano ad Arzignano nel cortile di un condominio in condizioni precarie, alla stregua di homeless. Smentita la versione secondo cui il corpo del 37enne fosse stato scaricato da un veicolo in corsa grazie alle riprese delle telecamere della zona, le stesse che hanno indirizzato i carabinieri e il nucleo investigativo verso i presunti cittadini connazionali asiatici che avevano eletto come loro casa temporanea un giaciglio in un vecchio furgoncino. Avevano condiviso tutto negli ultimi mesi. Oltre alle comuni origini, le coperte con cui coprirsi, il tetto del mezzo in cui dormire, il cibo racimolato tra stenti. Oltre al cognome stampato nei documenti di espatrio di tutti e tre Singh, che in India è diffusissimo. Il 37enne, devastato da una raffica di calci e pugni da cui non ha potuto difendersi, da valutare se i corpi siano stati sferrati con l'aiuto di oggetti contundenti, considerazione che solo un'autopsia sulla salma in programma tra oggi e domani potrà confermare o smentire.